Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con lo Spirito. Ringraziamo il Signore che ci ha accolto anche questo sabato, questa domenica, per accogliere non solo la sua parola, ma il dono sempre nuovo del suo amore. Per accoglierlo chiediamo ora perdono dei nostri peccati. Signore, che sei passato nel mondo facendo del bene, Kyrie eleison. Cristo Gesù, che hai conosciuto la fatica del vivere quotidiano, Christe eleison. Signore, che apri le porte del tuo regno a quanti ti ascoltano e ti seguono, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Chiama il profeta Geremia e gli fa capire subito che la sua missione sarà contrastata. Anche Gesù come profeta viene osteggiato, è la sorte di chiunque vuole essere fedele alla parola di Dio. Dal libro del profeta Geremia. Nei giorni del re Giosia mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Tu dunque stringi la veste ai fianchi, alzati,
e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo, contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre, sei tu il mio sostegno. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità, ma la più grande di tutte è la carità. Parola di Dio. Thank you.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio, medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Questa è la continuazione dell'episodio che abbiamo ascoltato domenica scorsa, e cioè Gesù nella sinagoga di Nazaret. Gli affidano la lettura di un brano del profeta Isaia e, dopo aver riposto, riavvolto il rotolo, tutti si aspettano da Gesù qualche altra parola di commento a quello che aveva appena letto. Ma Gesù non aggiunge nuove parole, aggiunge soltanto questo: ciò che oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Gesù annuncia il compimento, la realizzazione di ciò che hanno ascoltato, e questo significa ogni parola di Dio, tutta la rivelazione in Lui si compie, trova realtà, attuazione, compimento. Questo suscita dapprima una reazione di stupore ammirato, come dicessero: ma che bello, proprio tu. Però subito subentra la domanda: ma possibile? Ti abbiamo visto crescere qui a Nazaret assieme a noi, sei il figlio del falegname, ti conosciamo bene, come puoi dire di essere tu colui che compie le promesse dei profeti, colui che adempie le profezie, è il Messia, proprio tu dovresti essere il Messia? E allora lo sfidano e gli dicono: beh, fai anche qui fra di noi qualche bel miracolo, come abbiamo sentito che ne hai compiuti a Cafarnao. È la tentazione di voler utilizzare Dio per il proprio fine, per i propri scopi, secondo la propria mentalità, una tentazione sempre ricorrente. In quel momento sono gli abitanti di Nazaret che pensano di poter ben classificare Gesù, di poterlo inquadrare nei loro schemi, e pretendono dunque da lui, come profeta, qualche segno miracoloso, e lo vorrebbero appunto in modo tutto speciale per sé, visto che lo conoscevano bene ed erano suoi compaesani. Dovremmo avere il primo posto noi, pensavano,
nel tuo cuore, nella tua mente. E invece Gesù reagisce ricordando come già il profeta Elia e il profeta Eliseo avevano compiuto sì dei miracoli, ma per dei pagani, per della gente al di fuori del popolo israelita. E all'udire queste cose tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno e dall'ammirazione, dallo stupore iniziale, passano poi a propositi omicidi. Viene anticipato ovviamente quello che sarà poi però effettivamente la conclusione del cammino di Gesù. Per adesso sfugge ai suoi nemici, cammina in mezzo a loro e si avvia però verso un cammino che lo porterà fino al Golgota. Che cosa dobbiamo pensare noi per la nostra fede? Abbiamo anche noi l'idea che Dio debba in qualche modo soddisfare i nostri bisogni, dei nostri desideri. Pensiamo, ecco, se Dio è Dio dovrebbe fare questo, dovrebbe fare quest'altro. O siamo capaci di andare al di là della nostra ristretta visuale e di aprirci a tutto quanto il progetto di Dio. In fondo è questo il contrasto che emerge lì a Nazareth. Gesù aveva annunciato una pagina in cui Dio presenta il suo progetto grande di salvezza, un anno di grazia del Signore, la libertà ai prigionieri e così via. Tutto questo era un modo per dire, ecco, adesso Dio entra veramente a portare una svolta nella vita dell'uomo. Ma questa svolta loro, gli abitanti di Nazareth, la volevano ridurre a qualche piccolo miracolo o anche grande, ma su misura loro. Non sanno vedere qual è questa svolta, questo anno di grazia che Dio porta all'umanità. E allora lasciamoci illuminare anche dalla seconda lettura, in cui San Paolo ricorda che cosa porta davvero la salvezza nel cuore umano. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei soltanto come una campana che risuona. Cioè, parlare tutte le lingue degli uomini, grande segno, grande miracolo, ma a cosa servirebbe? Se anche avessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. Altro segno miracoloso eclatante che non giova sostanzialmente a nulla se non c'è l'amore. Tutto finirà, soltanto la carità è destinata a rimanere per sempre. La carità vuol dire l'amore. Là dove c'è veramente questa presenza di un cuore nuovo, dell'amore di Dio messo nelle nostre relazioni, nel nostro cuore, lì arriva la salvezza, lì si compie la parola annunciata. E preghiamo allora il Signore che ciò si verifichi sempre in tutte le nostre liturgie e sempre nella nostra vita. Nella liturgia eucaristica ascoltiamo la parola di Dio, come a Nazareth anzitutto era stato letto un brano di Isaia. Poi Gesù dice, adesso ci sono qua io, in me questa parola diventa realtà. Abbiamo ora noi ascoltato il Vangelo, la parola di Dio, facciamo in modo, chiediamo al Signore questo dono, che la parola ascoltata diventi realtà anche in noi e per ciascuno di noi. E infatti è ciò che avviene anche nella Messa, nella seconda parte, nella liturgia eucaristica, quando il Signore ci dona il suo corpo e il suo sangue e cambia la nostra vita. Grazie.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Invochiamo la grazia del Signore perché ci renda capaci di accogliere i Suoi doni e di farli fruttificare per il bene di tutti. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Signore, custodisci il Papa Francesco, i Vescovi e i Sacerdoti. Proteggili da tutte le malattie e fa che abbiano sempre la forza e la gioia di essere disponibili nelle comunità parrocchiali a guidarle e a condividere gli insegnamenti di Gesù. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, come non si spaventa Gesù per il rifiuto e la violenza dei Suoi conoscenti, fa che anche noi non ci scoraggiamo di fronte alle difficoltà che incontriamo nel nostro impegno di testimoniare la fede. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, ti affidiamo le comunità cristiane, specialmente quelle colpite da persecuzioni o da crisi di fede. Custodisci nel tuo amore le famiglie e i giovani fidanzati. Per questo ti preghiamo. Tante volte ci tratteniamo e ci vergogniamo ad essere gentili e premurosi verso le persone che conosciamo poco e magari cercano aiuto. Fa che la nostra carità operosa renda visibile la fede che è in noi come lampada che illumina la strada giusta. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Padre buono e grande nell'amore, custodisci il nostro cammino, soprattutto quando è chiamato ad attraversare situazioni difficili, faticose o ostili, per Cristo nostro Signore. Dio, priamo il Padre che tu ci
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalla tua mano questo sacrificio, gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, i doni del nostro servizio sacerdotale, li deponiamo sull'altare, perché diventino sacramento della nostra redenzione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta. Soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati. Risorgendo dai morti ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ivo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Giovanni nell'anniversario, Pietro, Carlo e tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fedeli all'insegnamento del Salvatore e animati dal suo Spirito, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il dono della redenzione, fa che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza cresca sempre più la vera fede per Cristo nostro Signore. Gli avvisi, vi invito a prendere con voi il notiziario parrocchiale all'uscita della chiesa. Chi sta seguendo attraverso il canale YouTube può trovarlo anche sul sito della parrocchia e
comunque lo potete trovare anche in PDF direttamente sul sito della parrocchia. Vi ricordo che questa settimana il 2 è la festa della presentazione di Gesù al Tempio, con la festa della luce, quella che noi chiamiamo solitamente la Candelora, e il giorno dopo il 3 è San Biagio, con la benedizione della gola, e che è un segno proprio di questa luce che illumina tutta la nostra vita e ci porta a guarigione. In un tempo come questo è sicuramente qualcosa su cui dobbiamo riflettere profondamente. Quindi durante le celebrazioni del 3 ci sarà anche la possibilità della benedizione della gola per chi la volesse. Vi ricordo che giovedì 3, anche il primo giovedì del mese, è l'occasione per la preghiera per le vocazioni. È entrato un nuovo seminarista, Alto Atesino, insieme agli altri 12 seminaristi che hanno già cominciato il loro cammino. Ha cominciato proprio adesso all'inizio dell'anno, quindi non sono più 12 seminaristi, sono diventati 13 addirittura. Chissà, magari poi diventano 14, 15, alleluia. Ecco, però non possiamo aspettare che siano gli altri a fare tutto. È il Signore che smuove i nostri cuori, ma noi dobbiamo metterci d'impegno proprio attraverso la preghiera. Quindi un invito per la preghiera in comune, come sempre alle 17:30 qui nella chiesa di San Domenico. E inoltre, per tutti quelli che fossero interessati, comincia il cammino delle 10 parole l'8 di febbraio qui nella chiesa di San Domenico alle 20:30. È un cammino di riscoperta della bellezza dell'incontro con Dio. E proprio attraverso le 10 parole, 10 comandamenti, riscoprire come il Signore ci sta parlando in profondità e parla proprio a ciascuno di noi. Se siete curiosi, venite, potrete comprendere qualcosa di più profondo. Il martedì alle 20:30 qui in San Domenico. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso vi benedica, vi dia il dono della vera sapienza. Amen. Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede e vi aiuti a perseverare nel bene. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Luce, illumina i passi, parola di vita sei tu. Gesù, sei Figlio di Dio venuto nel mondo per noi. Questa luce.